cari amici, bentornati sul canale Humaniores. Oggi ci occupiamo di verbi impersonali in latino. I verbi impersonali sono quelli che vengono usati sempre o prevalentemente alla terza persona singolare e all'infinito. In latino possono essere divisi in questi quattro gruppi: i verbi indicanti fenomeni meteorologici, i verbi interest e referat, i verba affectum, cioè che esprimono dei sentimenti, sono anche detti assolutamente impersonali, e i verbi relativamente impersonali. Tra i verbi indicanti fenomeni atmosferici ricordiamo fulget, fulminat, grandinat, mingit, pluit, tonat, lucet o lucescit, rorat e vesperascit. Significano lampeggia, fulmina, grandina, nevica, piove, tuona, si fa giorno, cade la rugiada e si fa sera. Veniamo ora ai verbi interest e referat, che significano interessare, importare, stare a cuore. Si costruiscono in latino con il genitivo della persona alla quale la cosa interessa. Ad esempio, interest omnium recte facere, importa a tutti agire rettamente. Quando la persona invece è costituita da un pronome personale di prima e seconda persona, si trova nella forma del pronome possessivo femminile all'ablativo, mea, tua, nostra e vestra. Per la terza persona si usa sua solo con valore riflessivo riferito al soggetto, altrimenti eius, eorum e arum. Vediamo alcuni esempi. Illud mea maxime interest te valere. Questo a me soprattutto importa, che tu stia bene. Eius interest rem ad interregnum venire. A lui importa che si arrivi ad un interregno. La cosa che interessa è espressa in diversi modi. Primo esempio con un pronome neutro, hoc, id, illud, quod. Ad esempio, id mea minime referat, ciò non mi importa affatto. Ma può essere espressa anche con un infinito o con una proposizione infinitiva. Quid referat id meminisse, che importa ricordare ciò? Terzo modo, con un'interrogativa indiretta e il congiuntivo mea parum referat quis me diligat, mi interessa poco chi mi apprezzi. Oppure, ultimo modo, con una completiva con ut o ne negativa e il congiuntivo utriusque nostrum interest ut te videam, interessa ad entrambi che io ti veda. Abbiamo poi i verbi cosiddetti relativamente impersonali. Si tratta di verbi impersonali che sono tuttavia usati anche personalmente. Ne do alcuni esempi: decet, dedecet, delectat, fallit, fugit, preterit, iuvat e pertinet. Abbiamo anche i perfetti: dequit, dedequit, delectavit, fefellit, fugit, preterit, iuvit e pertinuit. Il significato è si addice, non si addice, mi diletta, sfugge, sfugge e sfugge, piace e riguarda. Questi verbi si costruiscono con l'accusativo della persona a cui si riferisce l'azione espressa appunto dal verbo. I verbi invece seguenti reggono il dativo della persona a cui ci si riferisce. Questi verbi in genere hanno una coniugazione regolare, ma se vengono usati impersonalmente hanno un significato differente. Diamo così alcuni esempi. Appare o appares, manifestarsi, che nella forma impersonale significa evidente. Convenio convenis, incontrarsi, nella forma impersonale significa è conveniente. Consto constas, essere d'accordo, nella forma impersonale significa è noto. Expedio expedis, essere utile, giovare, nella forma impersonale significa convenire. Lice o lices, essere in vendita, nella forma impersonale significa è lecito. Pate o pates, essere aperto, nella forma impersonale significa è chiaro, manifesto. Place o places, piacere, nella forma impersonale significa piace, sembra opportuno o giusto.
È il momento di guardare adesso quei verbi che vengono detti assolutamente impersonali. Sono i verba affectum, ossia i verbi che esprimono i sentimenti. E sono cinque. E sono miseret, miseruit, miseritum est e miserere, avere compassione, penitet, penituit, penitere, pentirsi, essere scontenti, piget, piguit, pigitum est, pigere, rincrescere, dispiacersi, pudet, puditum est, puduit, pudere, vergognarsi, tedet, pertesum est, tedere, stancarsi, provare noia o disgusto. Tali verbi hanno una costruzione particolare. Si coniugano soltanto alla terza persona singolare. La persona che prova il sentimento si trova in accusativo. La cosa che suscita il sentimento, quando è espressa da sostantivo, si trova in genitivo. Mentre se è espressa con una proposizione, è espressa con un'infinitiva, con il quod dichiarativo e l'indicativo, oppure con una proposizione interrogativa indiretta. Vediamo dunque alcuni esempi. Parentes nostros sue culpe penituit. I nostri genitori si pentirono della loro colpa. Vedete che il verbo è la terza persona singolare, in questo caso è un perfetto, quindi si pentirono o si sono pentiti. Parentes nostros, cioè i nostri genitori, va all'accusativo e la cosa di cui si pentono va al genitivo, sue culpe. Me piget ignavie. Provo rincrescimento della mia ignavia. Ancora una volta, la persona che prova il sentimento va all'accusativo, la cosa per cui si prova quel sentimento va al genitivo e ignavie, sapete che sta a indicare l'indolenza spirituale. Gli ignavi anche si trovano all'inferno di Dante. Aliquem infamiae sue pudet, uno ha vergogna della sua infamia. Terza persona singolare del verbo, ovviamente sono verbi impersonali, aliquem, la persona che prova il sentimento ancora una volta all'accusativo e la cosa che genera il sentimento, come vedete, va al genitivo, infamie sue. Cito ancora in chiusura il miserere nostri, domine, il Dio abbi misericordia di noi, che è scritturale, latino, tardo. Siamo così arrivati al termine di un altro video, ringraziamo per la vostra attenzione, speriamo che il video sia stato utile, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale, di sostenerci, di lasciare dei commenti e lasciare dei like e vi diciamo a presto.